Last but not least, appunto, mi hai anche rubato il ruolo di moderatore che hai introdotto. Eravamo d'accordo. Che appunto affonda invece dalla sua esperienza, partendo dalla sua esperienza, su come le aziende stanno utilizzando l'intelligenza artificiale generativa nei propri processi. Sì, allora faccio una premessa, facendo anche una provocazione magari al panel. Le aziende già hanno una colpa di chiamare intelligente qualcosa che non lo è. Nel senso, noi parliamo di intelligenza artificiale, ma i colleghi lo hanno detto più volte, la definizione corretta sarebbe LLM, cioè linguaggi, modelli di linguaggi che hanno avuto un training su tante variabili di dati. Questo è un tema importante da sottolineare, perché oggi il marketing tende a enfatizzare dei concetti che poi creano dei rischi, perché o mettiamo in discussione il concetto di intelligenza, e questo è un tema, e le aziende se lo devono porre internamente, però oggi è opinione comune che l'intelligenza sia un mix tra facoltà intellettive ed emotive, e quindi c'è un tema, diciamo, che oggi l'intelligenza artificiale non riflette, e dall'altra parte invece comprendere tutto quello che non crea valore aggiunto dal punto di vista del lavoro che può produrre un essere umano e che può essere demandato all'intelligenza artificiale. Ecco, in questo caso le aziende stanno cominciando ad ascoltare. Ci sono molti nostri clienti che lavorano nel mondo dell'e-commerce, ad esempio, che l'intelligenza artificiale lo utilizzano per consigliare dei prodotti, quindi i prodotti raccomandati. Noi siamo stati in Cina qualche anno fa e abbiamo avuto un appuntamento con Alibaba, e Alibaba ci ha fatto vedere, ma noi abbiamo una giornata, il Single Day, l'11 novembre, che per noi è la giornata dell'anno dove si fanno le vendite. In Cina non si cerca niente, c'è l'algoritmo che ti sa dire prima, in base ai tuoi gusti, cosa ti piacerà, io te lo propongo, te lo metto già a disposizione e con una sicurezza al 90% tu comprerai quei prodotti. È un mondo che sta andando in quella direzione lì. Dall'altra parte ci sono poi tematiche che stiamo vedendo che emergono in maniera sempre più importante nella comprensione dei dati. Oggi c'è una produzione di dati enorme, ma si comincia a capire che troppi dati è uguale a nessun dato, e quindi da questo punto di vista si comincia a pensare ad un'intelligenza artificiale, come si diceva appunto, che possa fare delle traduzioni della comprensione di quello che si dice. Ad esempio c'è un tema importantissimo, lo avrete sentito ognuno nella vostra professione, il tema della sostenibilità. Sostenibilità significa tutti i processi dell'azienda, però poi quali sono le cose da fare, come faccio a inquinare meno, come faccio... Ecco, in quel caso l'intelligenza artificiale riesce a darti dei razionali che ti permettono di dire tu oggi hai un problema qui, potresti intervenire in questo modo. Ci sono dei rischi però nel momento in cui si tende a demandare la responsabilità di alcune decisioni a questa tipologia di modelli. È che la fonte del ragionamento non è trasparente. Tutto il meccanismo per cui da una fonte di dati si arriva ad una risposta oggi non è gestito da una trasparenza, dai cosiddetti bias. Non sappiamo se all'interno delle decisioni si è stato dato più peso a un dato piuttosto che un altro, quindi se da una parte c'è un percorso di istruzione di un essere umano che può vedere le cose in un certo modo con cui puoi dialogare, da parte dell'intelligenza artificiale questo oggi non è così. Non è un'azienda, ma immaginate un processo dove, ad esempio, negli Stati Uniti stanno facendo molti giudici utilizzano l'intelligenza artificiale per avere dei consigli su che sentenza dare A o B, e tu non sai se il modello dietro a un training che magari, siccome le zone dove ci sono più neri hanno tassi di criminalità più alti, eccetera, eccetera, quindi se c'è un nero con questi presupposti, l'intelligenza può anche solo consigliarti che probabilmente è quello più colpevole. E questo è un grande problema, immaginate poi nei board delle aziende o in queste situazioni cosa può succedere. Faccio un'ulteriore provocazione, siamo stati ad un evento a Roma qualche settimana fa e ci sono aziende che si stanno occupando di fare training malevoli alle intelligenze artificiali per far emergere composizioni, set di dati che portino poi board a prendere decisioni influenzate in una maniera al contrario. Quindi ci tengo molto a sottolineare questo perché, come diceva Michele, blockchain, metaverso, c'è bisogno sempre di futuro e quindi si tende a enfatizzare sempre tutto non guardando nei rischi, mentre invece le adozioni devono essere consapevoli e mediate da una competenza che appunto attraverso la formazione e la spiegazione deve portare in maniera utile ma attenta all'interno delle aziende questi concetti. Grazie.